vita moderna in una grande città può essere talvolta schiacciante. Se guardi la gente, pare che la gente si senta schiacciata dai ritmi, dal passare del tempo, tutti paiono soli, incollati ad uno smartphone, ma la città non è assolutamente solo questo. La fotografia è spesso un mezzo che mi aiuta a comprendere meglio questa realtà, a tenere un equilibrio, a notare le differenze in tutto questo. Un'immagine monitor è un'immagine monitor. La stampa è ben altra cosa. Un libro, una produzione di qualunque tipo è qualcosa di fisico, tangibile, che è destinato a restare nel tempo. Oscura è un progetto su carta stampata nato dall'idea di tre amici che sono Marco Marzocchi, Nick Argiolas e io. Ed è un progetto in cui cerchiamo di, in un mondo in cui tutto è web e submission a pagamento, cerca di promuovere la diffusione di lavori fotografici di tanti fotografi su carta stampata. La macchina fotografica deve essere uno strumento più semplice possibile, una piccola scatola che serve a raccontare ogni istantanea reazione che hai nel quotidiano. Può essere uno strumento per aiutarti ad osservare meglio la realtà che ti circonda, o uno strumento che rende possibile uno scambio. A volte può essere una maschera che ti aiuta ad entrare in una situazione in cui non avresti saputo come entrare diversamente. O può essere un passaporto, un traduttore che ti aiuta ad entrare nelle vite degli altri e a raccontarle, a comprendere meglio. Qualcosa delle vite degli altri, ma anche qualcosa di te stesso e del modo in cui vedi il mondo che ti circonda. Ho cominciato e continuo a fotografare proprio per tutto questo, per non dover trovarmi a fare un lavoro che detesto o che non mi soddisfa totalmente. Fotografo per non sentirmi cieco, annoiato, sconfitto, e nonostante tutte le difficoltà che essere un fotografo può comportare oggi, sono certo, sento che ancora la scelta giusta, che sia stata e continui ad essere la scelta giusta. Una piccola macchina è comoda quando fai fotografie di viaggio e scopri modi di vivere diversi, posti diversi, una sorta di meditazione, un'esperienza, una rivelazione di quello che ti compare davanti e riesci ad imparare. Nel quotidiano una città però non è solo dura, schiacciante, caotica o stressante. Una città è anche piena di poesia, di bellezza, di storie che aspettano di essere incontrate o raccontate. C'è magia, c'è poesia, c'è musica. L'immagine fotografica finale che ottengo è ben poca cosa, non è così importante. Quello che conta è più l'esperienza, lo scambio o quello che riesco ad imparare meglio del mondo o di me stesso anche attraverso il modo in cui lo guardo. La fotografia è il mezzo che mi ha permesso di fare tutto questo, di imparare ad osservare con occhi diversi la realtà che mi circonda e a notare delle cose che
se non fosse stato per fotografare non avrei mai imparato a osservare, a notare.